Un incidente gravissimo. Non perda tempo. Sì, io... Ma che fa? Svelta! Non mi si apriva lo sportello. Ma chi è stato? Chi l'ha investito? Un pazzo! Oddio. Su, aiutatemi, facciamo presto, che perde sangue. Lo prende per le gambe. Sì, ma dove lo portiamo? Nella sua macchina. Sì. No, sulla mia macchina no. Sarebbe meglio fermare qualche altro perché... Ma qui non passa nessuno. No, io non guido bene e poi non conosco le strade. No, non è che... Qui, prende le gambe, io apro lo sportello. Mi scivola. No, è un momento che metto giù il coso. Presto, no. Che pesa. Ecco, qui, così va, sta meglio qui. Fate piano. Così. Così. Ecco. Sì, lo porto, ma dove lo porto? A Sant'Eugenio, che è il più vicino. E si sbrighi. E mi raccomando, suoni sempre il clacson. Per favore, fate presto. Un incidente. C'è un ferito grave. Ecco, qui. Stia calma, signora. Stia calma. Come calma? La testa. Ecco. Sì, grazie. No, piano. Attenti sì. Al braccio. L'ho sempre detto. Alle donne la patente non gliela dovrebbero dare. No, guardi, non lo metti a vestito io. Io l'ho solo caricato e portato qui. Signora, ma dove va? A casa. Io il mio dovere sì, l'ho fatto. Sì, beata lei. Scenda. Si accomodi dal brigadiere che deve fare la denuncia. E si porti patente al libretto. Ma come? Adesso mi aspetto. Si sbrighi! Grazie, signora. Se avremo bisogno la richiameremo. Arrivederla. Ah, scusi, infermiera. Sì, dica. Quel ragazzo dell'incidente. Ah, sì. Venga. Venga con me. Venga. Ma io volevo solo sapere come sta. Sì. Aspetti qui. Ma è... Tardi.
Signora, venga con me. Io non... Venga, venga. Aspetti qui. Tenga. Il resto l'abbiamo buttato via. Ma è morto. Ancora non si sa niente. Pronto? Ah, sei tu, finalmente. Ma che ti è successo? Un incidente gravissimo. Ma no, non a me, a un ragazzo. Adesso è in sala operatoria. Ma no, ma che dici? Ma non sono stata io, stavo venendo da voi. Ho visto una scarpa di gomma in mezzo alla strada, tutto sangue, lui stava in tuta. Adesso questa tuta me l'hanno data a me, mi hanno dato pure l'orologio. Sì, ma stai calma. Stai calma, che non capisco. Ti sei fatta male. Allora... ti aspettiamo per cena. No, è che adesso qui non c'è nessuno. Io devo restare. Ho capito, ci vediamo domani a pranzo, va bene? Scusatemi, ma non è colpa mia. Mi raccomando, non venire più tardi dell'una. Ciao. Ciao. Che le è successo stavolta? Ma niente, soliti pasticci che combino lei. Ah, lo zucchero. Vado io. No, vado io. Signora? Dottore d'operazione, quel ragazzo come sta? È andato tutto benissimo, Gali, stia tranquilla. Ah, meno male. Allora fare il pericolo. Beh, è ancora presto per dirlo, dipende. Dipende da cosa? Beh, guardi, se vuole andare a trovarlo, è laggiù in fondo. Ah, sì, grazie, dove? È la stanza 12, proprio è l'ultima. Grazie. Il suo e quell'altro. Tenga, le prenda tutte e due. È andato tutto bene, sai. Stai tranquillo. Ha detto il professore che presto puoi tornare a casa. Ci ho parlato io, uno che sembrava bravo. Tutto sudato. Insomma, così non ho potuto muovere la mano per 3 ore. Ecco il caffè.
lo zucchero. Vado io, va. No, amore, vado io. Dunque, ne ho prese solo 6, eh? 2 per 1. 2 babà, 2 bignè e 2 diplomatici. E i cannoli? Non li avevano, ti ho preso 2 babà. I babà non mi piacciono. Bugiarda, non è vero, perché ci vedete il 6 pappati. Ah, sì? E come? Allora io ho pensato di prendere 2 bignè per lui. I diplomatici per me e per te, 2 bei babà. I babà non mi piacciono. Non mi prendo io, i babà, ti do un bignè. Casomai preferisco il diplomatico. Allora facciamo così, io ti do il diplomatico, mi prendo i 2 babà, glieli do lui e mi prendo il bignè. Sì, ma in questo modo io rimango senza il bignè, perché una a te, una a lei. Che faccio, rimango con 2 babà? Non hai seguito il discorso. Tu il bignè non me lo devi dare più. Sì, ma tu perché porti le paste a 2 a 2? Ma perché uno non fai nemmeno il tempo ad assaggiarla, a capire. Francesca, se proprio lo vuoi sapere, a me le pastarelle non sono mai piaciute. Beh, questa veramente le supera tutte. Però adesso viene tutta a galla. Devi sapere che questo individuo per 20 anni ha portato a casa nostra un vassoio di paste grandi così. E adesso, dopo 2 anni che vive con te, viene fuori che le pastarelle non gli sono mai piaciute. Ma lo sai com'è? Lui dice anche le cose che non pensa. Eh no, perché allora io per 20 anni non ho capito niente. Senti un po', nemmeno i fagiolini? Dici 3 fagiolini. I fagiolini piacevano, ma non hanno niente a che fare con le pastarelle. Eh no, perché allora dovevi essere sincero. Perché io allora, tu dovevi dire la verità. Non dovevi dire, ah, com'è buono questo bignè, se invece quel bignè ti faceva schifo. Ma tu esageri sempre, non mi facevano schifo. Non mi piacevano e basta. È uguale! Smettetela, ogni volta finisce così. Non è vero, perché chi ha detto a me le pastarelle non mi sono mai piaciute? È lui che ha cominciato. Ah, mi hanno mandato un piccolito da Udine. Roba seria, eh? Non è un vino da dessert, un vino da pasto. Va benissimo, è anche un po' dolce. Ecco qui. Buono. Senti, Patrizia, tu che mi sei amica da tanti anni, levami una curiosità. Ma quando il 12 giugno di 2 anni fa lui è uscito da casa nostra dicendo che doveva stare solo, che aveva bisogno di riflettere, voi due, da quanto tempo stavate insieme? Beh... Allora? Febbraio? Novembre? Non mi ricordo bene. Non te lo ricordi bene? Se lo ricorda bene. Però che amica che sei. Straordinaria. Ma è buono? Dai una lacrima. Sì, certo. Un po'. È buono? Basta, basta. Beh, scusate, devo fare una telefonata, eh? Passa il secondo piano? Senta, pronto? Vorrei notizie di quel ragazzo che ho portato ieri sera. Oddio, non so come si chiama. No, non lo so. L'ho portato ieri sera, quell'incidente di macchina. Era terapia intensiva. Ma come non c'è nessuno? Ma nemmeno i parenti? Non sapete nemmeno il nome? Ho capito. Vabbè, sì, ho capito. Va bene, grazie. Sì, ho capito, grazie. Va bene. Io devo andare, non sanno chi è, non ha nemmeno i documenti, è un ragazzo. Sta morendo. Beh, scusate, arrivederci. Agli occhiali. Ciao, Pino.
infermiera? Venga, venga. Entri, entri. Ce la farà? Se arriva domani, sì. Non siete ancora riusciti a sapere chi è? No, non sappiamo ancora niente. Per qualunque cosa suoni il campanello. Niente. Ma si è lamentato, che significa? Non significa niente, signora, stia calma. Ma è cattivo segno o buon segno? Non lo so. Ma può darsi che voglia dire che reagisce, che vuole vivere, non è così? Sì, 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 certo, è così. Adesso lei si sieda qua. Sì. E quando il plasma è finito mi chiami. Li parli, eh? Non lo faccio dormire. Dio mio, quanto sudi. Dai, ce la fai. Stai tranquillo. Tanto io da qui non mi muovo. Resto qui. Non ti preoccupare della boccia. La controllo io. Ma ti prego, non dormire. Forse è caldo. E mi senti? Eh? Non pensare alle cose brutte. Pensa solo alle cose belle. Hai capito? Chissà che mestiere fai. Correvo. Ma oggi corrono tutti. No. E tieni pure gli occhi chiusi se vuoi. Basta che tu non dorma, capito? Non devi dormire. Io ho un orologio. Io ho un negozio di orologi di tutti i tipi. Sì, a cucù, ad acqua, a pendolo, a dondolo, nei quadri col paesaggio, da tasca, da polso, da tavolo, da viaggio. È un gran bel negozio, sai. Fuori è bello. Quasi. Insomma. Adesso però viene la primavera e tu puoi andare al mare, puoi correre sulla spiaggia, anche se c'è un cavallo o anche da solo. Puoi fare quello che vuoi. Capito? Io non so più che raccontarti. La mia vita, no, ne vale la pena.
Vado a dormiresti subito. Le favole mi fanno paura. E poi anche quelle fanno dormire. Resisti che è quasi domani. Pensa a tutte le cose che devi ancora fare. Belle mani, da pianista, anche da dottore. Però per fare il dottore sei ancora troppo giovane. Io non so più che raccontarti. L'ultimo film che ho visto. Dunque c'era un grande mare in tempesta, tremendo, e all'orizzonte un veliero con le vele spiegate che andava tranquillo come sul lago. Da in fondo viene avanti come un gabbiano enorme, ma grande, più grande del veliero. E lì incontra il veliero, e non mi ricordo più adesso che succede. Quando incontra il veliero. Sei sveglio? Senti, appena puoi parlare, dimmi come ti chiami. Eh? Anche solo il nome, va bene? Il giudice sta indagando per accertare eventuali responsabilità. Incidente gravissimo a Stefano Maini, campione d'Europa di tiro con la pistola, investito l'altro ieri da uno sconosciuto. Vi mostriamo ora un servizio preparato dalla nostra redazione. Le immagini che state vedendo si riferiscono al campionato d'Europa dell'anno scorso, disputato qui a Roma in una gara memorabile, tirata fino all'ultimo colpo che ha visto il nostro Stefano Maini prevalere sul campione uscente, il francese Jean-Claude Calfon. Ora questo giovane campione sta passando un momento difficilissimo. Noi tutti ci auguriamo di rivederlo presto in gara e di poterlo ancora applaudire. Auguri, Stefano. Che bravo! Andiamo meglio, eh? Buongiorno. Dottore, queste sono le analisi del 15. Tutto bene, sì? Salve. Sì, grazie. Ma non gli farà male tutta quella confusione? Ma quello mica è come noi, è un campione. Ah, già. Vabbè, allora, questa è la tuta lavata e stirata. Questo è l'orologio che mi l'ho anche fatta aggiustare. E dentro c'è pure la catenina. Grazie di tutto e arrivederci. Ma questi sono per lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi raccomando, gli orari sono i seguenti. Sì. Mangia due volte al giorno, alle 8 di mattina e alle 8 di sera. Sì. Ogni mattina e ogni sera, immediatamente dopo aver mangiato, sì, deve scendere, se no te la fa per caso. Pure.
Senti. Non dargli i biscotti, mangia riso bollito e carne tritata senza sale. Che canale televisivo preferisce? Francesca. Ma no, perché il cane soffre senza di voi, perché non ve lo portate appresso? In aereo ancora. Vieni qua. Sì, dimmi. Sì, gentile. Sì. Queste buste, dalle all'avvocato. Ah, no. Senti, ti dispiace pagarmi anche il telefono che non ho fatto a te? Sai, per me basta che mi annaffi i fiori. Non ti chiedo altro. Un giorno sì e un giorno no. Le chiavi. È l'ultima volta, eh? Andiamo. Ah, no, senti, a Canaby Street c'è una libreria dove è appena uscito un libro sull'orologio pornografico che è una bellezza. Me lo compri, ti do i soldi. Non mi manda per libreria, lo sai che poi non ti trovo niente. Ah, sì, allora tieni, riprenditi l'avvocato, le bollette, la chiave e il cane, va bene? Tieni. Sempre rigatti, amore mio, tieni. No, senti, allora senti, almeno da parte del mese la marmellata di limone. Ma facci, non è possibile che ogni volta che parto io ti devo comprare qualcosa. Non litigate che perdiamo l'aereo. Ciao, Pilo. Ciao, saluta papà e mamma. Ciao. No, basta, non te ne posso dare. Beh, allora seduto. Questa volta basta, eh. No, non gliene do più. Ho promesso che non gliene davo più. Vabbè, allora seduto. Ma non lo dire a loro, seduto. Bravo. L'ultimo, eh. Bravo così. Oh. E non te ne do più, basta. Che sei diventato un tavolino barocco. Adesso ti metto due manici, qui un bel orologio e te vendo. Buongiorno. Ciao. Stefano! Oddio, madonna. Entra. Come stai? Ma sai che non ti immaginavo così. Ma stai benissimo. Siediti. Sono contenta di vederti. Vuoi bere qualche cosa? La mando a prendere al bar. No, grazie. Ma siediti. Ah, sai che ti ho visto in televisione? Ma sei importante. Posso fumare? Certo. Ma è tutto a posto, stai bene? Sto bene. Che paura che mi avevi messo. Mi dispiace. E adesso che farai? Non lo so. Ah, va bene l'orologio. Te l'ho fatto aggiustare qui, sai, al negozio. C'è lui di là che è un genio della tecnica tradizionale, però con questi orologi moderni dice che non c'è un più gusto. Questo è un orologio d'acqua, un esemplare unico, è dell'Ottocento. Hai visto come si carica? Senti. È un movimento, sì? Io volevo... Io sono... Sono venuto per dirti... No, ma non devi dirmi niente, sai. Non devi mica ringraziarmi. Io sono certa che tu avresti fatto la stessa cosa. L'importante è che adesso stai bene. Sì, certo. Sono contenta, sai, che tu sei venuta a trovarmi. Davvero. Ecco, io mi sento uno stupido, scusami. Me ne devo andare. Ma no, è tutto finito. Devi solo non pensarci più, basta. Devo andare. Puoi tornare quando vuoi, sai. Magari mi telefoni prima. Vuoi il numero? No, grazie. Ce l'ho già. Ce l'hai già? Ciao. Ciao. Ma quando imparerà a suonare questa qua sotto? Filo? Ma come è successo che mi si è seccata questa piantina? Io non lo so, io però sai che faccio. Quella la metto via e mi metto quest'altra nuova. Te se può accorgere in questa giungla la tua padrona? Non se la può accorgere. Questa qui sai che facciamo noi? Io la metto nel sacchetto, no? Ci metto pure questa. Faccio finta di niente e vi saluto a tutti quanti. Andiamocene, vieni. Non se ne può accorgere. Le bollette le abbiamo pagate. Dall'avvocato ci siamo stati, tutto fatto. Andiamo. Su. Vieni.
Un bel salto. Oppla! Beh, allora io vado, eh? Guarda un po' se c'è. Sì, vado subito. Ma che ore saranno? Tra le 7 e le 7 e un quarto. Eh già, non ci si capisce niente con tutti questi orologi. Beh, eh? C'è, c'è. Ah, e adesso io come faccio? Da quale parte esco? Potrei uscire dall'altra parte? Quella dietro si aprirà quella porta? Sì, proviamo. Basta provare. Ma sì, sì. Andiamo, andiamo a vedere. Attenzione, no, quello non pesante. Questa. Passami quella lì. Questa. Guarda, sì, devo fare questo lavoro. Ma perché questa roba la teniamo da prendino? Non ho capito. Lo spazio è quello che è. Sì, va bene. Dove ci mettiamo? Ci riesci? Sì. Ecco, ecco, ecco. Perfetto. Domani. Ci passi? Grazie. Ciao. Ciao, domani. Ah, è filo? Filo? Sì, davvero, filo, amore. Vieni, brava. Vieni, tesoro, vieni. Preso? Dai, sì. Ciao. A domani. Ciao. A domani. Ciao. Dai, filo, su. Svelta. Francesco, è che tu esageri sempre. Magari l'hai visto qualche volta, sarà stata una coincidenza. Forse abita proprio qui vicino. Ah, sì? E allora abita anche vicino al negozio? Anche vicino a casa tua? L'ho trovato lì sotto quando sono andata ad annaffiare i fiori.
Che ti sei presa, eh? Il re di fiori. Questa casa c'è un vento, ma che c'è qualche finestra aperta? Tutto chiuso. Comunque è fredda, è vuota. Pare perché non ci ho mai rimesso i mobili che ti sei portato via, amore. Insomma, è troppo grande per una persona sola, ma perché non la dai a noi due e tu vai nella nostra? Andrea, non esageriamo, eh? Io qui ci sto benissimo, hai capito? Non ricominciate a litigare. Secondo me quel ragazzo nell'incidente ha preso un colpo in testa e gli è venuta una specie di fissa. Sì, avrei ragione, però è molto strano, perché è venuto al negozio e non ha detto nemmeno una parola. E poi vado al ristorante e lui viene al ristorante. Vado al parrucchiere e lui mi aspetta sotto. Vado in macchina e mi segue con la moto. Ma perché? Io qualche volta ho anche cercato di avvicinarmi, di parlargli. Ma lui niente, si allontana subito e se ne va. Boh. Scusa, ma se non ha preso un colpo in testa, perché fa così secondo te, eh? Ci ho pensato. E a che conclusione sei arrivata? Non lo so. Oh, intanto io ho fatto giro. Quanto paghi? Vediamo un po'. 6, 4, 10, 34. È riconoscenza. Un ragazzo viene salvato da una signora d'età. Non sa come ricambiare. Riconoscenza. Sì, sarà come dici tu. Però a me questa cosa mi agita. Non lo so, mi sento anche in colpa. Perché questo non fa nient'altro, hai capito? Sta sempre presa a me. Cambiamo discorso, va? Sì, sarò distratta, ma questa sera ti blizzo. Guarda che l'ultima volta t'ho blizzato io, eh? No, non me ne ricordo. Quante te ne ho date? 1, 2, 4, 5, 6. Sì? C'è Francesca? Chi la vuole? Stefano. Stefano chi? Stefano. Franci. Beh? No. Sì. Ah, e adesso? Oh, mamma mia. Ma... Ma chi era? Non c'è nessuno. Era lui, come non c'è nessuno? E tu che non ci credevi, eh? Comunque un bel maleducato. Ne vuoi ancora un goccio? Sì, ecco. Meglio. Sta attraversando adesso la strada. Ha l'impermeabile blu? Sì. Allora è lui. Cammina come Al Pacino. Mica male, eh? È un bel ragazzo però, eh? Oh, non se ne va, eh? Si è fermato dall'altra parte della strada e guarda su. Beh, adesso basta, eh. Vado giù e gliene dico di tutti i colori. Perché questa storia deve finire. Basta! Oh, copriti che fa freddo! Dove sta? Lì. Ma guarda questa. Tutta lei se le cerca. Senti, adesso basta, eh. Ti devo dire che Anch'io ti devo dire una cosa. Anzi, no. Scusami. Torna su. No, non torno su finché non te ne sei andato. Allora staremo qui per un pezzo. Insomma, sono 10 giorni che io ti vedo dappertutto e non se è per questo sono molto più di 10 giorni. Molti di più. Ma guarda che ci sono tanti modi di essere riconoscente, ma questo è il più... Il più semplice. Infatti prima volevo dirti grazie, ti ho cercata per questo. Poi però mi è passata la voglia di dirtelo e mi è venuta la voglia di guardarti. Avevo anche pensato che non avrei mai avuto la forza di parlarti. Forse se tu non fossi scesa non ti avrei mai parlato. Ma avrei continuato a guardarti. Non a seguirti, a guardarti. Che dici, scendo giù? No. Ho provato anche a fare altre cose. Giovedì te ne sarai accorta, non mi hai visto tutto il giorno. Ma poi non ce l'ho fatta. Venerdì mattina già mi sentivo male. Mi faceva male lo stomaco. Sono qui perché sennò mi fa male lo stomaco. E che c'entra la riconoscenza?
Allora potevo mandarti una lettera, potevo... Vieni via con me, non tornare su. Vieni con me, subito, per sempre. Beh, ci hai parlato? Glielo hai detto di andare via? Eh? Glielo hai detto di andare via? Ah, ha parlato sempre lui. Francesca! Andiamo, che si è fatto tardi. Eh sì, va bene. Ciao, Francesca, buonanotte. Ciao. Andiamo, andiamo, che ho sonno. Ma io la vedo così strana. Ma che strana, è la solita, eh. Una regia per un produttore come Sam Darby. Ma io che male. Derrick produttore, lei fa la regia, il successo è sicuro. Dirò al mio ufficio di stilare un contratto e lo faremo. Oh no, la prego. Questa proprio ha deciso di rapire. Grazie, amico. Pronto? Banca dei milionari? Voglio che facciate venire Sam Derrick, il grande produttore. Benissimo. Arriverà domani. Con Mister? Benny! Sono fuggiti dalla porta e scomparsi. Appena il tempo, io stavo per licenziarlo quel tipo. Licenziare quel tipo? Questo l'ho già visto. Sì, sì, so già come finisce. Io quasi quasi mi vado a letto. Basta così, puoi andartene in camera tua. Non ho mai sopportato l'insolenza. Oh, caro, non ci siamo mai sentiti tanto. È vero. E poi Lercia è più che un secolo. Dovrò pregarti di non trattarlo mai più in questo modo. Buongiorno, Santa, mio piccolo mercoledì. Com'è andata la scuola? Sì, è di nuovo andato male nello spelling. Ovvero Adam. Io sono andata bene in tutto e sono troppo eccitata per la recita di compleanno. Mi dispiace, piccola, ma dovrei metterci una pietra. Una pietra sopra. Non ho tempo per queste attività, ho deciso di fare l'amuleto per il signor Derrick domani. È una cosa di gran lunga successione. No, quello era di te. Era bene prendere un gasolio, vedete se proprio quella lana c'è davvero it. E sa anche un'altra cosa, signor commissario. Non tentare, dice. Ma te per pagare. Sa anche alcuni amici. Mato, però... E tu non avevi... Sono sicura, però, cambiando la sua voce, ho cambiato tutta la sua personalità. Ah, non è colpa tua, è solo che, a pensarci bene, è proprio colpa tua. Se riuscissi a fargli ritornare la sua vocina, il te tornerà quello che era prima, lo so. Mortissima? Forse questo ti aiuterà. Oh, grazie.
Adesso mi rendo conto che è stato un grosso errore. Un errore? Come se lo fai? Ti sembri un attore come tutti gli altri. Non magari che ne cerca un nuovo, qualcosa di diverso. Forse hai ragione. Ecco da dove. Mi perdo sempre tutto. La pioggia in Spagna, guarda caso, cade sempre in campagna. No, troppo lento. I pipistrelli nel cappello stanno sempre nell'ombrello. Che frase sciocca, non trovi, Mortizia? Sì, prego, concentriamoci, dobbiamo ritrovare la tua voce. Allora... Chi è? Io. Chi? Io. Ah. Avevi paura che era il matto? No. Guarda che t'ho portato da Londra. Ah, grazie. Come mai sei tornato? Abbiamo litigato per una sciocchezza. Meglio così. Ah, avete litigato, eh? Vieni qui. No. Ma che dormivi già? No. Sei tutta imbambolata. Sono imbambolata perché sono imbambolata. Vieni qui. Andrea, fammi il piacere. Quando litigate, resta lì, eh? Che c'è? Hai preso freddo sul Lungotevere? Non fare lo spiritoso. Sono i momenti che mi fai ridere di meno. Ai, che bella serata. Hai voglia di litigare anche tu? Non ho voglia di litigare. Ho voglia di dormire. Perciò, scusa tanto. E ci vediamo domani, eh? Su, dai, giochiamo un po'. No, ti prego, per favore. Tu adesso vai a casa, domani mi sarà passato tutto. Aio! Ti sei montata la testa. Ma no, dai, sì, sì, smetta. Sì, ti sei proprio montata la testa. Sì, vabbè. Buonanotte. Come vuoi, buonanotte. Mm. Ah, guarda che Patrizia sa che io domani vado a giocare a bridge, quindi possiamo andare a cena insieme. Mm. Buonanotte.
Buongiorno. La notte è passata calma e tranquilla. Per la giornata di oggi si prevedono annuvolamenti sparsi al nord, sereno al centro, cielo coperto al sud, nebbia in Valpadana. L'ACI informa che è chiuso al traffico il passo del San Gottardo. Libera invece tutta via di Ripetta fino a Piazza del Popolo. Io sarò sotto l'orologio d'acqua del Pincio alle 15. Aspetto 3 ore. Dopo 3 ore, se non sei puntuale, me ne vado. Tuo, affezionatissimo, Stefano. Ah, finalmente, eccoti. Senti, violazione di domicilio, violazione della privacy, scasso. No, era aperto. Guarda che sei riunato, anche un mio amico. Io ti avrei denunciata e se ti mettevano in galera ero contenta. Ma chi ti conosce a te? Chi ti dà l'autorità di spiare, rubare? Rubare no. Non parlare, sai, perché tu hai commesso l'azione più volgare, più meschina. Tu hai turbato la mia serenità, la mia... Intimità? Sì, intimità. E tu non ne hai nessun diritto, hai capito? E non ti permettere mai più di seguirmi, parlarmi o telefonarmi. Sparisci! Io sono venuta solo a dirti questo. Addio. Casa tua è troppo ordinata, borghese. La televisione, i bruscolini. Ma come fai a vivere così? Poi per fortuna è arrivato tuo marito. Bella scena. Senti un po'. Vieni a trovarti una volta al mese o una volta alla settimana. Magari il giovedì, perché sabato fa l'amore con l'altra. Tradisce l'amante con la moglie con la scusa del bridge. Sembra un brutto film francese. Sai, se cominciavate a fare l'amore, venivo fuori e vi prendevo a calci tutti e due. Che squallore. Se solo tu ti fossi vista, come eravate ridicoli. Eravamo ridicoli. Beh, forse sì. Eravamo ridicoli. Succede. Se lo vuoi sapere, lui è anche un imbroglione. Si inventa che i dolci non gli sono mai piaciuti quando per 20 anni è tornato a casa con un vassoio di pasta grosso così. Poi ha voluto qualche giorno per riflettere. E sono 2 anni che vive con Patrizia. E va bene. Arrivederci. Però io quello lì l'ho conosciuto che era come te. Quanti anni hai tu? 25. Lui aveva 25 anni. Aveva gli occhi duri, chiari, come i tuoi. Poi gli sono cominciati a venire i capelli bianchi, la barba bianca. È bugiardo ed egoista. Però 20 anni. Pensa quanti giorni sono, quante ore. Beh, io ogni ora che passa gli voglio più bene dell'ora prima. Io per quello scemo lì fare qualunque cosa. Giovedì sarò da loro con 2 bignè, 2 babà e 2 diplomatici. Sì, sì, capisco. È ridicolo. Sì, sì, è ridicolo. Quella con tuo marito è una storia morta e sepolta. E allora avete trovato un compromesso, un accomodamento squallido. No, no, è che tu ci hai preso in un momento non proprio. Sì, sì, certo, non proprio. Comunque, io volevo dirti che... No, basta. Hai detto troppe cose. Mi è venuta una gran fame. Perché non ci troviamo un panino, eh? Noi a Roma sul bollito ci mettiamo solo la salsa verde, aglio, olio, prezzemolo e limone. No, noi invece vicino al bollito c'è sale grosso, mostarda cremonese oppure il creme. Mm, il creme? Il creme caramel? No, no, una radice amara, no. Non la conosci? Sì, certo che la conosco. Quando io ho dei momenti brutti, ma proprio brutti, che vorrei morire, allora mi scoppia una fame. Ho una fame che non hai idea. Invece quando sono felice, che tutto mi va bene, mi scoppia una fame, ma una fame. Al paese mio padre aveva messo il poligono di tiro nella serra, perché noi abbiamo dei vivai. Ma ogni volta che sparavo cadevano dei fiori. Però non ho mai rotto un vetro. Meno male. Anche qui a Roma ho trovato un posto ideale. Una casa isolata sulla collina, bella, luminosa. Mi sono sempre piaciuti i posti trasparenti. E poi non c'è nessuno, così non disturbo nessuno. E ho installato un telescopio per vedere le stelle che fa invidia alla NASA. Ma come si forma una stella? Si forma dentro una nebulosa, come quella di Orione.
in una miscela di idrogeno molecolare molto fredda e densa, fatta di ossido di carbonio puro e altri elementi. Però l'ingrediente fondamentale è la gravità. Ah, la gravità. Ma, scusa, quanti anni ci vogliono perché si formi una stella? Ma per la fase iniziale bastano in media 10 milioni di anni. Ah, poco. Insomma, quando ho conosciuto Diana, io ero disperata. Mentre lei diceva molto lieta, io gli ho detto voglio morire. Allora lei è scoppiata a ridere. Io sono scoppiata a ridere presso lei, abbiamo riso per ore, ma non hai idea, per ore. Adesso però lei abita a Verona e io a Roma. Ci vedremo una volta l'anno, sì. Insomma, che amiche siamo. Ah, quanto ho parlato. Non ho mai parlato tanto in vita mia. Nemmeno io. Allora, tu pensa se... Anni che non funziona questo ascensore. Hai capito? Ah, ciao. E non è solo l'artrosi. Perché adesso mi fa male tutto qui. Mi tira la gamba. Mi fa male in piedi. Mi fa male seduto. Fai piano piano, eh. Vai giù così. Lo vuoi? Oh. Ecco. Va bene? Adesso io sto meglio. E non basta, abbiamo ricominciato a litigare, non so neanche perché. Senti, non hai un'aspirina? No, mi dispiace. Io non ce la faccio stasera a portarti a cena fuori. Ce ne stiamo a casuccia. Un po' di televisione. E poi io me ne vado a casa. Eh? Pronto? Ah, sì. Sì, ti ho chiamato perché arrivo domani mattina con il treno. Alle 7:15. Sarò lì verso le 8. Oh, niente, niente, non ti preoccupare. Vengo un po' lì. Stai tranquillo. Sì, te lo porto io il golf rosso perché l'ho già messo in valigia. Sì. No, no, te l'ho più spedito. Ma... Ciao. Grazie, ciao. Ma chi era, Diana? Sì, vado a Verona. Ecco il perché della valigia. Ho trovato un valido, ti fa bene lo stesso. Senti, perché vai a Verona? Mi fai piacere spiegarmi. Non so se ci riesco. Ma per quanto tempo? Non lo so. E io? Tu stai benissimo anche senza di me. E adesso... Non lo so quando... Non so quanto tempo starò fuori. Perché sai, amore mio, io avrei continuato ad aspettarti tutta la vita. Perché non me ne sono accorta. Che piano piano era diventata un'altra cosa. Non me ne sono accorta. Che io e te insieme facciamo ridere. Io credevo che il cuore mi battesse ancora ogni volta che tu bussavi alla porta. Però non lo so se mi ricordavo che il cuore mi batteva e il cuore non mi batteva più. Io credevo che
non avrei sopportato nemmeno un istante senza sapere a che ora saresti arrivato il venerdì. E invece, hai visto, mi sono abituata a dormire senza di te. E non è stato facile. Poi mi sono abituata a saltare qualche venerdì. E ho paura che mi abituerei a tutto. Io non ho capito bene. Cosa vuoi dire? Cos'è successo? Non lo so. Insomma, a quanti giorni resti, vero? Te l'ho detto, non lo so. E noi, lo devi sapere, me lo devi dire. E perché una non può svegliarsi così una mattina, butta tutto per aria, parte e non sa quando torna. Non è quando torno. È che... Attenta alla ricotta. Oh, che bello! Ho preparato il caffè, il pane tostato, facciamo la più buona colazione del mondo. Mi si è bruciato un po' il pane, ma non è grave. Bella, è freschissima. Ecco, mettiamola qui. Qui, anche il cucchiaino. Insomma. Che c'è? Che cos'è quella valigia? È sempre la stessa. Non scherzare. Che motivi hai di andare via?
Non è stato... Bellissimo. E allora? E allora mi sembra giusto. Giusto che cosa? Andare via. Io adesso non posso fare altro che andare via. Ma perché, Cristo? Perché te ne vuoi andare? Perché? Non lo so. E allora te lo dico io perché. Perché hai paura. Sì. Sì, ho paura. E allora? E allora vattene! Per te tutto è chiaro. Hai un dubbio. A pensare che io non so nemmeno come ho fatto ad arrivare fin quassù. Io ho sempre avuto una vita molto... squallida. No. Semplice. Normale. Che ci sono anche delle cose piccole che tu non puoi capire. E io non so spiegartela. Dio mio, tanti anni senza che succeda niente e poi improvvisamente la rivoluzione. È che io ho paura della rivoluzione. Tutto quello che mi... io non so... Pensa che è la prima volta che ho visto la neve, davanti a casa mia. Tutto quel silenzio, quel bianco, quell'odore di ghiaccio. Sono rimasta senza fiato. A me di tutte queste cose non me ne frega niente. Se vuoi saperlo, io non mi ricordo nemmeno quello che ho fatto ieri, non serve a niente. Anche questa notte non la ricordo più. Adesso tu stai qui e voglio che resti qui. È stato bello, l'hai detto tu. E sarà ancora più bello, basta che tu lo voglia veramente. Butta via tutto. Dimentica ogni cosa. Fai finta di essere nata stamattina. Adesso. Adesso. Magari. Non ce la faccio. Non ce la faccio. E poi perché devo buttare via tutto? Io non voglio buttare via nemmeno te. Che in questo momento sei per me la cosa più... La cosa più inutile. La cosa più inutile mescolata a tutte le altre, è così? Non è vero? Bene, ora metti tutto quanto in ordine, vai a parlare con la tua amica e fatti aiutare. Vattene, va all'inferno, tu e la tua valigia. Adesso basta, dai. Vieni a mangiare. Buona questa frittata, sai? Io so cucinare benissimo. Stasera ti faccio il soufflé. Forse la frittata non ti piace? Vuoi un'altra cosa? Sono 3 ore che stai zitta, non è mica divertente. Tra 16 giorni si potrà vedere bene Saturno, con tutti gli anelli. Vedrai come ti piacerà. Vuoi un po' di mela? Lasciami andare! No! No! Lasciami andare! No! 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 No!
vuoi. Tanto non ti servirà a niente. Io uscirò lo stesso, hai capito? Tu non puoi tenermi qui. Chiudi, chiudi pure tutte le porte e tutte le finestre. Non ti servirà. Ma quanti giorni, quante ore vuoi stare a controllarmi? Ti distrarrai un momento. E allora io me ne andrò. E tu non mi vedrai mai più. Adesso basta. Sciogliami. Mi fanno male le braccia. Mi sembra impossibile che tutto questo sia successo a me. Forse se tu mi avessi lasciato andare, io non sarei arrivata nemmeno in fondo alla strada. Un piede. Tu che parli di ridicolo. Ma non è ridicolo. Io qui legata in mezzo alla stanza. E tu lì che guardi le stelle. Io avevo bisogno di tempo. Di capire. Io non volevo. Io non volevo arrivare a questo. Ma non potevo vederti andare via. Non devi andare via. E tu che fai? Mi porti tutto qui? Mi racconti tutto quello che succede fuori? Mi sembra di essere in questa stanza da anni. Sai che cosa vorrei adesso? Un cappuccino. Te lo faccio io. Non lo voglio tu! Io voglio quello del Bar Spring, che sta vicino al giornalaio. Tutte le mattine prima di andare a lavorare, io mi fermo lì. E c'è già il giornale aperto sul frigo dei gelati. Gli do uno sguardo anch'io. Poi ne parlo un po' con quelli che l'hanno già letto. E c'è un odore di caffè e latte caldo. E ci sono i cornetti, quelli piccoli, senza marmellata. Sempre caldi. Il padrone a me mi ci mette pure una spolveratina di cacao sul cappuccino.
Io con quell'odore me ne vado a lavorare. Per me i bar puzzano di varicchina. Quando c'entro io stanno sempre lavando per terra. E c'è la segatura. Entriamo in ore diverse. Vieni qui. Vieni qui. Io vorrei... vorrei che tu... Che io? Vorrei che tu capissi. Mi dispiace, sai, di vederti così. Io ti chiedo scusa di tutto. Se io ti ho... Io vorrei vederti sereno, felice. E sono certa che presto lo sarai. Capito? Scioglimi, ti prego. Scioglimi. Scioglimi. Che confusione che ora è in testa. Ma quella cosa squallida che tu hai visto io e Andrea a casa non era mica così prima, sai. Ma poi piano piano fa parte della vita. Tutti gli errori, le cose da perdonare, anche per me. Io adesso non è che ho proprio un motivo chiaro per tornare da lui. Tanto lui sta benissimo anche senza di me. Però so che lo farò. Me ne sono accorta ora. Questa mattina non lo sapevo. Anch'io, sai, non posso vederlo uscire dalla porta quando va via. Anch'io lo legherei. Io lo amo.
Scendi. Scendi o t'ammazzo. No.